Sono pronto qua. Le notizie del TG Ora. Il 12 gennaio scorso picchiarono un quindicenne all'uscita della metro di Chiaiano a Napoli. Una storia che meno di un anno fa fece discutere molto ed aprì importanti dibattiti sul tema delle baby gang. La baby gang gli spappolò la milza con calci nell'addome senza un motivo. I ragazzi del branco, così come ha deciso il giudice, oltre a studiare, dovranno ora seguire dei percorsi di volontariato e un programma di rieducazione stabilito dagli assistenti sociali, come corsi per imparare il mestiere di cuoco, pizza o parrucchiere. Ieri la decisione del tribunale. 7 dei 9 aggressori, tutti tornati liberi, inizieranno il percorso e tra un anno, se i risultati saranno ritenuti soddisfacenti, vedranno definitivamente chiuso il capitolo di questa vicenda triste. Diversamente ci sarà il processo e una sentenza. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli presso l'aeroporto di Capodichino hanno sequestrato numerosi pezzi di corallo appartenenti ai generi protetti dalla Convenzione di Washington. In particolare le fiamme gialle della tenenza di Capodichino, unitamente ai funzionari dell'ufficio delle dogane, durante i normali controlli ai passeggeri in transito, hanno notato un cittadino di origine italiana di 47 anni giunto a Napoli dalle Bahamas mentre cercava di guadagnare frettolosamente l'uscita. Il viaggiatore, prontamente fermato durante il controllo, ha cercato più volte di convincere gli operanti di non trasportare nulla oltre gli effetti personali, mentre l'accurata ispezione del bagaglio ha permesso invece di rinvenire i pezzi di corallo. Al termine del servizio il corallo è stato posto sotto sequestro, mentre il responsabile rischia una sanzione pecuniaria sino a 15.000 euro. Quattro persone titolari di altrettanti centri di scommesse clandestine sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza nel Casertano per organizzazione non autorizzata ed esercizio abusivo di raccolta di scommesse. A Marcianise e Capodrise i finanzieri della compagnia di Marcianise hanno scoperto in due bar postazioni rigorosamente nascoste per la raccolta clandestina di scommesse online. I militari hanno trovato anche i palinsesti che indicavano le quote degli eventi sportivi del giorno. A Castelvolturno i finanzieri della compagnia di Mondragone hanno scoperto un punto di raccolta con il dettaglio di tutte le giocate accettate nell'ultimo mese, pari a 20.000 euro. Un vasto incendio è divampato durante la scorsa notte verso le 2 nella zona di Tordigliano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la vegetazione lungo la statale 163 amalfitana, dando vita a un fronte di fuoco che ha messo in pericolo abitazioni e attività commerciali. Si lavora per accertare la natura dolosa o colposa dell'episodio, che ha un precedente risalente allo stesso periodo di 3 anni fa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, supportati dai volontari delle protezioni civili comunali. I pompieri hanno dovuto lavorare fino alle 7 di questa mattina, quando il rogo è stato domato. I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, in provincia di Caserta, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 43enne residente a San Felice a Cancello, e già noto alle forze dell'ordine. Le fiamme gialle durante un pattugliamento del territorio l'hanno infatti sorpreso proprio davanti all'ingresso della sua abitazione, mentre cedeva in cambio di denaro una dose di hashish ad un 25enne anch'egli di San Felice a Cancello. L'intervento dei finanzieri e la perquisizione effettuata presso l'abitazione hanno permesso di rinvenire circa 250 grammi di hashish già confezionati e suddivisi in 48 dosi pronte per essere messe sul mercato. Sequestrato insieme alla droga anche il denaro trovato in casa, provento del reato di spaccio. Il responsabile è stato arrestato. Una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 è stata registrata alle pendici del Vesuvio, con epicentro a Massa di Somma. L'evento si è verificato alle 8.36 e rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La madre di Aleksandru Bogdan Coltenau è stata più arrabbiata che dispiaciuta quando dalla questura di Caserta l'hanno avvisata che suo figlio era il quarto componente della banda della notte di orrore di Lanciano. Sembra piccolo, infatti ha appena 23 anni, la faccia di un bambino, l'espressione indifferente, sembra innocuo, ma per lo Sco è una belva sanguinaria che per ora ha tenuto sotto minaccia i coniugi Martelli nella loro villa di Lanciano, e che ha terminato poi la sua fuga a Casal di Principe in provincia di Caserta grazie all'ottimo lavoro di polizia e carabinieri. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.